Buonasera, buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Politica alla Parola, il nostro talk show serale, come sempre in diretta ogni giovedì su Milano Pavia TV. Sono esattamente le 21:10 precise, vado a sedermi come ogni giovedì sera al tavolo della politica pavese, perché questa sera parleremo di un tema molto molto importante. L'opinione pubblica si è spaccata, e non solo la politica, su questa tematica che è quella della legittima difesa. Poi faremo ancora un po' di conti in tasca a questo governo, insomma i dati dell'Istat dovrebbero preoccupare gli economisti, il governo invece dice calmi, rassicuriamo noi, è tutto a posto. Però io, prima di leggere il sommario di questa sera, comincio a dirvi che siamo anche in diretta ovviamente come sempre su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, quindi vi chiedo di seguirci anche lì e perché no avanzare domande, curiosità ai nostri ospiti qui in studio, e noi come sempre andremo a leggere i vostri messaggi. Però direi alla regia di far partire il sommario Mario di questa sera. Il disegno di legge sulla legittima difesa è legge da una decina di giorni. La Lega esulta perché è un provvedimento su cui stava lavorando da almeno 15 anni. Le minoranze lo contestano apertamente. Ora cosa accadrà? Sarà Far West oppure siamo tutti più tranquilli? Il tema della sicurezza nelle città rappresenta uno dei punti chiave di ogni programma elettorale in vista della prossima tornata di fine maggio. I cittadini richiedono più tutele, ma per garantirle ci vogliono anche azioni mirate e sicuramente più soldi. Un aggiornamento Istat mette in evidenza che i conti del governo non tornano, non quadrano e ritornano ad essere sotto la lente di ingrandimento di Bruxelles. Il deficit pubblico è risalito e gli esperti temono una procedura di infrazione. Intanto il governo rassicura, nessun pericolo. Come dicevo all'inizio, due temi importanti, due temi caldi, due temi scottanti che andremo a parlare con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi Gianni Balduzzi di Più Europa, segretario provinciale, coordinatore provinciale di Più Europa. Benvenuto. Buonasera, grazie. Con noi anche Chiara Calati, sindaco di Magenta. Benvenuta. Grazie, benvenuta, voi, buonasera. Con noi anche Chiara Scuvera del Partito Democratico, coordinatore provinciale del Partito Democratico. Benvenuta. Buonasera. Con noi anche Pietro Tivi della Lega. Benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, io parto da lei, Chiara. Allora, si è parlato insomma di questa legittima difesa, è diventata legge, la Lega esultava, c'è una foto diciamo storica per la politica dove c'è Salvini, addirittura il ministro Pavese Centinaio, che è appena stata varata questa legge, si sono abbracciati in aula. Una legge che ha diviso l'opinione pubblica, che ha diviso certamente la politica, qualcuno la vede di buon occhio, altri no. Io ho voluto mettere due domande. Ora cosa accadrà? Ma soprattutto, sarà Far West oppure siamo tutti più tranquilli? Guardi, io penso che questo governo, il governo Lega 5 Stelle, stia rendendo il paese più insicuro dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle libertà delle persone. E quindi questo provvedimento si iscrive in questo effetto che i provvedimenti del governo hanno. Questa specifica norma sulla riforma, controriforma direi, della legittima difesa, secondo me produrrà più insicurezza per i cittadini, perché si parte non dalla valutazione della proporzionalità tra una reazione e un'offesa, tra un'offesa e la difesa, che è qualcosa di oggettivo che era già previsto nel nostro codice penale, ma, come dire, dal fatto che uno era in casa, allora già quello sostanzierebbe la legittimità della difesa, quindi uno che spara perché si trova in un'abitazione è già legittimato, indipendentemente dalla valutazione, diciamo, della gravità dell'offesa e della proporzione tra, certo, difesa ed offesa. Il turbamento che giustifica in ogni caso la reazione, io credo che questo porterà ad una pericolosità sociale e tra l'altro a una corsa alle armi. Che tipo di società sta disegnando questo governo? Trivi. Lei fa anche l'avvocato, sì. Quindi insomma anche quello, soprattutto quello, non solo il politico. Quindi dice che l'esponente del Partito Democratico, l'ex onorevole Scuvera, dice porterà sicuramente
meno sicurezza rispetto ad oggi questa legge, al contrario di quanto invece dite voi. No, beh, è chiaro, ma non è assolutamente contrario a quello che dice l'onorevole Scuvera. Intanto mi lasci dire, a me piace moltissimo quella foto che lei ha ricordato di Salvini e del ministro Centinaio che si abbracciano, che si danno la mano dopo l'approvazione di questo disegno di legge. È una grande soddisfazione, perché in realtà questo disegno di legge è soltanto l'ultimo dei disegni di legge che hanno affrontato la materia della legittima difesa e che è stata affrontata anche non soltanto da Forza Italia, dalla Lega e che la Lega ha poi approvato, ma prima della Lega ci avevano provato altri partiti, compreso anche il partito in cui milita l'onorevole Scuvera, perché il PD era un'interpretazione della legittima difesa talmente astrusa, era un'interpretazione della legittima difesa talmente astrusa quella che voleva proporre il Partito Democratico, che mi ricordo abbiamo fatto anche una serata qui in Tele Pavia, in cui si prendeva in considerazione la proposta di legge della riforma della legittima difesa proposta dal Partito Democratico, e abbiamo visto che era molto più difficile, non era una norma fatta a tutela dei cittadini, ma era ancora una volta una norma che dava un'ampia discrezionalità al giudice, anzi introduceva ulteriori elementi di discrezionalità sui quali i giudici avrebbero potuto fare sentenze che andavano in direzione opposta rispetto a quella che invece è la riforma approvata dalla Lega. Io non sono d'accordo assolutamente su quello che dice l'onorevole Scuvera, non credo assolutamente che con questa legge approvata ultimamente si vada verso un far west. Lo stesso Salvini ha smentito categoricamente il fatto che la Lega propenda adesso per l'approvazione di una legge che consenta una vendita più libera, una vendita libera delle armi. L'ha liquidato come una proposta parlamentare l'onorevole Scuvera. Allora, facciamo una roba, 70 parlamentari della Lega, ma Salvini, che è il segretario, il capo della Lega, il vicepresidente del Consiglio e il ministro degli interni, ha smentito pubblicamente e ha tranquillizzato Di Maio dicendo non ti preoccupare, nessuno approverà una legge che possa facilitare la vendita di armi. Salvini dalla parte sua più volte ha detto che lui non ha neanche il porto d'armi, quindi non è sicuramente uno che utilizza. Volevo dire, allora se poi posso dire dopo, voglio dire, questa è una legge che garantisce la nostra sicurezza di cittadini, sicurezza di cittadini all'interno del domicilio, all'interno dei luoghi dove esercitiamo la nostra attività, dove viviamo con le nostre famiglie. E attenzione, posso dire una cosa? Non si tratta di un far west, poi spiegherò perché non si tratta di un far west, perché non è per niente un far west. Di armi il fatto quando ho sollevato. Trivi ha detto una cosa molto interessante. La prima cosa che ha detto era la felicità per la foto insieme, no, di Salvini, Di Maio, eccetera. No, questo, Salvini e Centinaio. Centinaio. Questo perché? Perché effettivamente questa è stata un'operazione mediatica, questa è stata l'ennesima operazione che la Lega ha messo in atto di distrazione di massa dei cittadini. È mediatico il fatto che per distrarre i cittadini dal problema di questo momento che è la povertà che sta aumentando in Italia. È la crisi economica che la Lega sta provocando, l'impoverimento. Sappiamo tutti che un paese più povero è anche sempre più pericoloso, questo ne parleremo sicuramente dopo. Un paese più povero, quindi è chiaro che bisogna distrarre i cittadini. E ci stanno riuscendo, complimenti, perché la Lega è bravissima in questa. Bisogna distrarre i cittadini dalla povertà. Parliamo della norma sulla legittima difesa. La norma sulla legittima difesa, come si diceva, in realtà non aggiunge uno 0,1% alla sicurezza. Perché in realtà noi vediamo che l'emergenza in Italia non era quella delle aggressioni, degli omicidi. Ci sono dei dati che magari sono un po' scomodi ed è impopolare dire, ma sono reali. Ovvero, i furti in generale sono diminuiti. Adesso vi faccio riferimento alla provincia di Pavia del 10%, i furti con destrezza del 21%. La legge nazionale. Anzi, in provincia di Pavia, voglio prendere la provincia di Pavia perché siamo in provincia di Pavia, ma in tutta Italia.
che c'è il segno meno. Sono diminuite il 6% le rapine e il 3% perché? Ma perché allora prima della Lega altri partiti hanno provato uno deve decidere. Ma perché allora non 100 anni fa, cosa cerco il consenso di decidere un attimo col sindaco l'anno scorso, soltanto qualche è chiaro che quando un partito come la Lega c'è allora non è un consenso, tutti assolutamente che aumenta la povertà, che aumenta, ma c'è qualcosa sul consenso. Cioè, praticamente da sindaco, e ovviamente i sindaci conoscono bene il loro territorio, non è assolutamente vero che questo provvedimento non sia una svolta. Noi abbiamo i nostri cittadini che, fortunata la provincia di Pavia, ma noi i furti sul mio territorio li vediamo in costante aumento. C'è una serie di disperati, purtroppo questo è vero, nel senso che c'è una criminalità molto diversa da prima, c'è gente che non ha niente da perdere e quando va a fare un furto in casa non ci va semplicemente per fare un furto, ci va armato, ci va con l'intenzione di far male. Cioè, noi abbiamo visto quanti furti nel nostro territorio vengono fatti anche con aggressione alle persone. Allora io credo che dal punto di vista della legittima difesa avere l'opportunità anche di fronte a qualcuno che arriva in modo molto minaccioso, che sia armato, che sia comunque con le peggiori intenzioni, avere la possibilità di reagire subito, sia in realtà un grande vantaggio per i cittadini, perché dobbiamo smetterla di pensare che qualunque cosa facciamo di fronte ad un aggressore che arriva con le più cattive intenzioni, dobbiamo essere noi preoccupati poi di non andare nelle grane perché finiamo per aggredirlo. Non esiste questa cosa, quindi a questo punto potete dare benissimo la giurisdizione di questo. Ma qui una questione di 20 c'è una differenza fondamentale tra di noi, proprio una differenza fondamentale sia politica che culturale. Cioè, noi siamo convinti che lo Stato, le istituzioni debbano tutelare i cittadini e che chiaramente la legittima difesa sia un extrema ratio. Tant'è che nel nostro ordinamento è prevista. Ma l'estrema razza è un'estrema cittadini, ma scusami. Allora, l'articolo 52 del codice penale, non l'ha introdotto la Lega, non ha trovato il codice. Appunto, era già nel codice. L'articolo 52 del codice penale. E prevedeva una cosa molto semplice, che la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Il comma 1, cioè, l'articolo 54. La difesa viene proclamata. Allora, qui la differenza qual è? Che noi, non avete letto l'articolo, non avete letto la riforma. Sì, ma no, ma sì. Allora il tema è questo. Noi pensiamo che la sicurezza si garantisca con le forze dell'ordine, certo, che si garantisca con città con i provvedimenti di depenalizzazione, svuotando le carceri, svuotando le carceri, depenalizzando le carceri. Bravo, così comunque toglie valore alle forze dell'ordine, aumentando le misure alternative. Noi pensiamo che la sicurezza sia garantita dalle forze dell'ordine, che la magistratura applichi il diritto, che il Parlamento faccia le leggi, cioè noi crediamo in un sistema di istituzioni. Non lasciamo i soli cittadini come fate voi che dite difenditi tu. Ma cioè, nessuno dice difenditi tu. L'articolo, il codice penale, io sapevo che poi finiva così. Perché loro non conoscono l'articolo. Non lo conoscono l'articolo e quindi parlano senza conoscere l'articolo. L'articolo 52, dimmi cosa dice l'articolo 52. Visto che ha parlato delle pene alternative, questo è un problema. E del svuotare le carceri, tra virgolette. No, non deve l'Italia, svuotare le carceri non le svuotate. L'Italia è tra i paesi in Occidente in cui è più alta la recidiva. No? Il 68% di chi è in carcere in Italia commette un reato dopo che è uscito, no? E ci rientra. Di questo credo che non dobbiamo essere contenti. Cosa succede invece a coloro che hanno delle pene alternative? Il 19% è colpito da recidiva. Vuoi dire la percentuale di chi? Questa recidiva, quanti sono gli italiani e quanti sono gli stranieri? Appunto. Tu sai che le carceri italiane sono piene di extracomunitari e non sto facendo un discorso, ma allora, raccontatemi di niente. Sai chi è che sono quelli che le pene alternative valgono per gli italiani e per gli stranieri? No, è una cosa storica e strutturale. No, è sempre stato così. È un fatto strutturale, Quindi se dai dei dati, il 68% di coloro che in Italia entrano in carcere, questo è un dato strutturale, sempre stato così, perché non c'è una cultura in Italia del recupero del reo. Coloro che sono sottoposti a pene alternative hanno una recidiva solo del 19%. La Lega si oppone a danno di tutti i cittadini, a tutte quelle pene alternative che creerebbero
avrebbero più sicurezza. Vabbè, perché? Sì. Perché se io sono in un quartiere e viene arrestato il delinquentello di turno, e sono contento che viene arrestato, qual è il mio interesse? Che quando esca, ma sarà dentro gli anni che gli danno per un delinquentello non faccio. Nel momento in cui esce, il mio interesse è che non compie un altro crimine. Le politiche della Lega del buttare la chiave, cosa fanno? Producono delinquenti. A casa che volevo leggere, il primo, diciamo, dice Massimiliano Balzi, il nostro telespettatore: se entri in casa mia per fare i comodi tuoi mettendo in pericolo la mia famiglia, devi essere consapevole che potresti non uscire con le tue gambe. Per come la penso io, meglio un brutto processo che un bel funerale, dice. Ci gira poco attorno il nostro telespettatore sindaco. Sì, ci gira poco attorno, ma come dicevo prima, insomma, comunque c'è davvero tanta una percezione di insicurezza all'interno dei cittadini, e assolutamente, appunto, ripeto, come fai a capire quando si diceva la proporzionalità rispetto a quella che è l'aggressione? Cioè, quando sei in uno stato di turbamento, e l'introduzione della legittima difesa e comunque dell'azione in stato di turbamento, io trovo che sia un altro grande passo avanti, perché quando sei in una situazione di grave pericolo hai diritto comunque di poter reagire, hai diritto di poter reagire di fronte ad un'intenzione che sicuramente non è delle migliori, perché il soggetto che ti trova in casa, se avesse le migliori intenzioni, suonerebbe il campanello e non cercherebbe di entrare con altri mezzi. Quindi fondamentalmente è perché è una persona che vuole farti del male, comunque in qualche cosa vuole aggredire. Sulle forze dell'ordine, assolutamente tutti hanno la massima fiducia nelle forze dell'ordine, il massimo rispetto alle forze dell'ordine. Rendiamoci conto però che siamo su territori, e qui invece DDL sicurezza, diciamo, di qualche tempo fa, che aveva aumentato le risorse anche per gli uomini, diciamo, sul territorio, è un altro grande vantaggio, perché abbiamo a volte delle pattuglie, soprattutto di notte, sia di carabinieri, polizia locale, di notte non esiste da noi, perché non, per risorse non siamo neanche in grado di garantire ovviamente la polizia locale di notte, e l'arma dei carabinieri ha magari una pattuglia per coprire un territorio vastissimo. Quindi ora che queste forze dell'ordine arrivano nel massimo rispetto di un lavoro eccezionale che fanno sui territori, diventa difficile, quindi potrebbe anche essere troppo tardi, per cui io vedo questo provvedimento davvero positivamente. Con calma, adesso voglio dire, è bello quando si danno dei dati, io non so quale sia la tua professione, la sua professione, quando si danno dei dati, il tasso di recidiva, bisognerebbe anche poi vedere chi sono, la percentuale, l'associazione Antigone, basta informarsi. Sì, no, l'associazione, no, ho capito che l'associazione, che non sono dati che sei andato a prendere tu, voglio dire, però bisogna vedere anche chi sono, da dove provengono quelli che commettono reati dopo, una volta che sono stati scarcerati. Detto questo, volevo poi dire un'altra cosa, effettivamente è vero che spetta allo Stato tutelare i cittadini, ci mancherebbe altro, è vero che spetta alle forze dell'ordine, però mi ha anticipato, le forze dell'ordine lo sappiamo anche noi che viviamo a Pavia, io non so, sono il comune di Magenta, credo che il problema sia ancora più accentuato, certo. Ma lo sappiamo anche noi che viviamo a Pavia, che capita spessissimo purtroppo che chiami le forze dell'ordine e non c'è c'è una sola pattuglia, c'è il turno della polizia, c'è il turno dei carabinieri, non ci sono le risorse sufficienti per garantire tutele e sicurezza a tutti. Immagino ancora una cosa con molta calma, è cambiato anche il tipo di criminalità, non stiamo più parlando del topo d'appartamento che va nell'appartamento e se tu accendi la luce questo scappa, abbiamo un tipo di criminalità purtroppo organizzata, che non ha nessuna remora ad entrare in casa e se non trova il bottino allora magari ti usa violenza. Peccato nei confronti della famiglia, i dati dicono il contrario, hai questi dati sulla recidiva, anche sui reati che sono diminuiti, mi dici i dati sui reati, sai quante volte non vengono fatti denunciati i reati, gli omicidi, le aggressioni non vengono, di risorse da destinare alle forze dell'ordine, che già fanno un lavoro eccesso, bisogna dirlo. Ovviamente loro dicono, quindi bisogna in qualche modo tutelarsi, se i soldi non ci sono più per fare determinate operazioni di sicurezza, quindi aumentare le telecamere, aumentare le pattuglie sia dei vigili, sia dei carabinieri, sia della polizia, eccetera, eccetera, loro dicono in qualche modo ci dobbiamo tutelare. Sì, però, giustamente diceva il sindaco Calati, nei cittadini c'è un senso di insicurezza, c'è la paura. E naturalmente io ho grandissimo rispetto sia dei cittadini che percepiscono queste paure, così come poi parleremo di economia del cittadino che fa
domanda sul reddito di cittadinanza, e quindi lì c'è un senso di insicurezza sociale, ma anche la povertà. Il tema è la risposta che diamo noi. Cioè, noi non possiamo, come istituzioni, come forze politiche, dire il problema risolvilo tu, ma dobbiamo assumerci la responsabilità di fare più investimento pubblico sulle forze dell'ordine, quindi aumentare le assunzioni, aumentare i salari, più investimento, e io per esempio un tema di cui mi piacerebbe molto parlare è quello dell'autonomia, non solo dell'autonomia, che è un tema su cui secondo me questa maggioranza di governo si scontrerà molto ed emergeranno molte contraddizioni, ma su come anche valorizziamo le autonomie locali, cioè come faccio io sindaco a poter illuminare di più quella strada in cui un cittadino su 10 si sente insicuro a rimanere da solo a casa, un cittadino su 4 si sente insicuro nel tornare da solo a casa, non parliamo delle donne, quindi abbiamo fatto una battaglia importante, donne di tutte le forze politiche, anche con le donne di Forza Italia nella scorsa legislatura, sui provvedimenti contro la violenza. Lì io spero che ci sia sempre, come dire, una collaborazione istituzionale. Quello che non ci trova d'accordo con la destra, in particolare con la Lega, ma anche con i 5 Stelle, perché comunque voglio dire, poi alla fine... Con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con tutti quelli che hanno votato questo provvedimento. E tutti quelli, perché non l'abbiamo votato solo noi e l'EU. Cioè è proprio l'impostazione, quindi l'abbandono del campo, la rassegnazione dello Stato rispetto alle paure, rispetto al bisogno di sicurezza, l'arretramento dello Stato e quindi il delegare al privato. È chiaro, vado in pausa pubblicitaria. Secondo me il problema è questo. Vado da Balduzzi, nel frattempo sono arrivati gli altri commenti che andremo a leggere e poi continuiamo il discorso proprio su legittima difesa e sicurezza in generale. A dopo. Eccoci nuovamente in studio a parlare di legittima difesa e di sicurezza in generale con i nostri ospiti. Io volevo leggervi alcuni nostri commenti arrivati sulla pagina di Facebook. Un nostro telespettatore ci scrive: se entri in casa mia senza invito ho il diritto di difendermi, perché ora che arrivano le forze dell'ordine io e i miei familiari siamo già stati picchiati e derubati. Un'altra telespettatrice ci scrive: io credo che nessuno tocchi il punto fondamentale, che è mettere in dubbio l'insicurezza a fronte dei dati statistici che vedono una riduzione dei reati. Questo significa che in Italia la sicurezza è aumentata, non diminuita, e le politiche non devono seguire le sensazioni delle persone, ma i dati. Poi ce n'è un altro, ma prima volevo dare un attimo la parola a Trivi, perché vuole rispondere alla Scuvera, però c'è un messaggio poi anche per Balduzzi che poi leggerò e lascerò la parola a lui. No, volevo un attimo rispondere alla Scuvera. Allora, sulla questione della sicurezza, cioè la norma sulla legittima difesa riguarda la sicurezza all'interno del proprio domicilio. Cioè, io sono d'accordissimo con te sul fatto che nelle strade ci vogliono i soldi per l'illuminazione. Addirittura io, quando amministravamo Pavia, abbiamo delle zone di Pavia dove ci sono i parcheggi anche fuori città, quello vicino in Viale Indipendenza, un posto fisso, il vigile. Il problema è che non ci sono i soldi per poter mettere un vigile lì che faccia, che possa garantire la sicurezza a chi parcheggia, a chi deve mettere la macchina per raggiungere il centro. Però quello che dicevo io prima, e questo mi rafforza nella mia convinzione, è che secondo me voi questa norma, l'articolo 52, non l'avete letto bene, tant'è che mi parli di sicurezza sulla strada pubblica, ma quella è una questione diversa. Discorso ampissimo, se vogliamo possiamo parlare di tutto quel che vuoi. Oggi, se noi stasera siamo qui a parlare della legittima difesa, così come è stata riformata a seguito dell'approvazione del progetto della Lega, stiamo parlando della legittima difesa all'interno del domicilio. Che cosa all'interno del domicilio, all'interno dei negozi, anche nel luogo di lavoro. Che è importante, perché da questo Bellici ci scrive, come dice Balduzzi, l'aumento della povertà porterà all'aumento anche della criminalità. E quindi all'aumento della necessità di difendersi.
che bel circolo vizioso. Che bella cosa. No, però la povertà chi è che la sta provocando in questo momento, la recessione? So che ne parleremo dopo, però visto che sono stato interpellato su questo, è vero, è verissimo questo, perché nel momento in cui c'è più precarietà, c'è più povertà, le famiglie italiane e straniere sono in situazioni di maggiore povertà, c'è una maggiore attrazione da parte della criminalità. Ma questo lo stiamo vedendo anche in modo, come dire, molto netto attraverso quello che è stato deciso ad esempio nel decreto sicurezza, in questa tabulita la protezione umanitaria, e un sacco di immigrati si sono trovati fuori dagli SPRAR così a spasso. E ovviamente persone in questa situazione cosa fanno? Vengono molto attirate, soprattutto se sono giovani uomini, dalla criminalità. Noi sappiamo che coloro che hanno un permesso di soggiorno delinquono il 50% in meno di coloro che sono clandestini. Permesso di soggiorno, per dire, qualunque altro tipo di permesso, no? Questo è un fatto, quindi la Lega con questo atto ha aumentato l'insicurezza. Ma volevo tornare sulla questione della prevenzione, però, dell'insicurezza, la prevenzione della delinquenza. Noi abbiamo uno strumento che in Italia è dagli anni 70 che è stato varato, che è quello del lavoro dei carcerati. Il 30%, che però è poco, anche se è leggermente in crescita, dei carcerati lavora. Solo 2000 lavorano ex articolo 21 fuori dal carcere. Questo è uno strumento importantissimo per evitare che chi è già stato condannato possa tornare a delinquere. La rieducazione. Ecco, la rieducazione. Il principio della Costituzione. Ma è puntata sulla rieducazione di chi è stato condannato? No, è la questione della sicurezza. Nel momento in cui parlando di un'altra cosa, una ideologia. Ormai una roba possiamo parlare anche di tutto quello che volete. Stiamo parlando della legittima difesa. Poi se vogliamo parlare della rieducazione. Ma chi è che va a rubare nelle case? Se la situazione delle carceri, facciamo una puntata sulla rieducazione. Erano già stati arrestati o comunque avevano già commesso un reato, quindi noi dobbiamo andare a vedere il soggetto. Chi è il soggetto che va a rubare nelle case? Qualcuno che ha cominciato a delinquere, magari facendolo una seconda volta. Noi dobbiamo prevenire, fare in modo che questo non cominci a delinquere. Abbiamo tutto un sistema in Italia che non credo che non incentiva al recupero del reo. Io non credo che, allora, tu credi che uno qualsiasi che si alza la mattina e va a rubare. La prevenzione io non mi alzo la mattina, è qualcuno che in una situazione degradata, fare in modo che chi ha commesso un delitto non lo debba più commettere una volta scarcerato. Credo che sia tu pensi che sia un grave in Italia, secondo me manca la certezza, ma non lo è per questa maggioranza, in Italia manca la certezza della pena nel contratto di governo, dimmi per quale maggioranza in Italia manca la certezza della pena, svuota carceri. Sindaco ha sottolineato un altro aspetto. Uno delinque perché comunque non c'è la certezza della pena in Italia. C'è la gente non poi riesce e sa perfettamente che li rimettono dentro e poi sono di nuovo fuori. Questi vanno avanti perché comunque c'è un sistema che ha bisogno in questo senso di certezza della pena, chiara, inequivocabile e molto più punitiva. Cioè queste norme del decreto in realtà sulla legittima difesa, dove anche si inasprisce la pena per i furti, infatti, per tornare appunto. Ecco, infatti volevo far vedere questa tabella. Ecco che cosa sono le principali novità. La proporzionalità c'è sempre stata, il famoso grave turbamento, che è quello che dove la politica e l'opinione pubblica si è scontrata maggiormente. Vabbè, poi la parte del risarcimento, il gratuito patrocinio, sono tra virgolette, passatemi un po' il termine, delle sottigliezze. E poi parliamo delle famose pene che diceva il sindaco Calati. Oggi, come vedete, insomma, per violazione di domicilio si può prendere da 6 mesi a 3 anni, giusto, avvocato? Si passa da 1 a 4, con violenza su cose o persone, quindi se uno entra in casa, mi mette le mani addosso, quindi c'è anche violenza su persone, si passa da 1 a 5 anni, da 2 a 6 anni, se c'è un furto e un scippo da 3 a 6, da 2 a 6 anni, e la rapina da 4 a 10 anni, da 5 a 10 anni. Secondo me questa norma è pericolosissima. No, posso dire una cosa invece? Perché è sempre in legittima difesa chi nel proprio domicilio respinge un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi, cioè non si valuta la proporzionalità tra difesa e offesa, ma diciamo il contesto in cui quindi ci lei si dice trova. Che sì, se uno entra in casa minaccia l'uso di armi, ma lo dice l'Associazione Nazionale Magistrati, può dire quel che vuole, nel senso che è un'opinione, esclusa la punibilità, la causa di non punibilità.
è pericolosissima. Esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria altrui incolumità in condizioni di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Cioè io sono turbata, ma cosa devo fare? Aspettare che uno mi aggredisca? Cioè è chiaro che si sono turbata e percepisco il pericolo, reagisco. Aspettare che mi aggredisca? È legittima difesa. Certo. Io la trovo molto pericolosa. Io sono contento che sia stata pubblicata questa scheda. Che infatti è quella che come dicevamo noi, quindi. Sono contento, perché questa è la dimostrazione pratica. È la dimostrazione pratica che non ha la Lega e i partiti che hanno approvato la legittima difesa non hanno introdotto nessun far west. Non è vero, perché l'unica cosa, la cosa fondamentale è che è sempre sussistente tra difesa e offesa la proporzionalità. Tutti gli altri questioni, tutti gli altri presupposti della legittima difesa sono ancora sottoposti al vaglio di un giudice. Ci sarà un giudice che dovrà verificare se la minaccia, in che modo è stato posto in essere la minaccia. Ci sarà un giudice che dovrà verificare il grave turbamento. Voi avete introdotto nessun far west, perché certo, lì ancora il giudice e i tribunali fatto... possono e lì i giudici e i tribunali possono intervenire su una serie di elementi che devono caratterizzare. Nessuno vuole andare in giro ad ammazzare la gente. Non stiamo parlando di far west. Scusami, Posso dire ancora solo una cosa sull'aumento delle pene. Poi vi prometto che l'ultima parte riguarda l'economia, lascio parlare tutti voi, perché io dell'economia, veramente l'unica economia quella che conosco delle mie tasche. Allora, l'aumento di pena, mi viene in mente una cosa. Io ho subito, tanti anni fa, ho subito un furto in casa. Sono arrivati il maresciallo dei carabinieri, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto: guardi, stia tranquillo, perché questi sono dei ladri, conoscono benissimo la legge, sanno benissimo che se vengono in casa a fare un furto. Sanno benissimo che se si limitano ad entrare in casa e portarti fuori il portafoglio senza toccarti, patteggiano e domani mattina sono liberi. Sanno che se commettono una rapina rischiano di finire in galera. Quindi questo aumento delle pene serve anche come deterrente. Sicuramente diminuiranno i furti, ma per effetto dell'aumento delle pene, perché adesso chi va a rubare in casa anche un portafoglio rischia di stare in galera. Non ha la certezza di uscire il giorno dopo. Questo non puoi dire. Visto che dici che sono tutti stranieri, secondo te quella pena? Non ho mai detto che sono tutti stranieri. Ho detto che la maggior parte. Quelli arrivati con i barconi stanno a prendere memoria al codice penale. Scusami, non te lo dico io, fatelo dire dai miei colleghi. Avvocati che sono candidati con altri partiti che stanno contenti. Il nigeriano arrivato in Italia sta al codice penale. Voglio dire una cosa sulle pene. Sapete qual è il paese? Non sai perché lo sa, perché se lo fa in Nigeria, certo. Qualcuno ha detto che certe cose se le fa in Nigeria non si fa. Qual è il paese dove le pene sono più alte? Dove addirittura per un reato commesso tre volte consecutive c'è l'ergastolo? Gli Stati Uniti, dove nel corso del tempo sono state aumentate sempre di più le pene, secondo questa logica per cui se tu le aumenti c'è, diciamo, il delinquente si trattiene dal farlo. Ma non è vero, non funziona. È il paese con più violenza, con più reati, con più furti, con più omicidi. E quindi non c'è nessuna correlazione tra le pene e la... Cosa succede in questi modi? Ingolfi i carceri e per come sono gestiti adesso i carceri crei nuovi delinquenti, per cui quando usciranno, non dopo tre anni, dopo quattro, mamma mia, dopo quattro saranno ancora delinquenti. Perché? No! Quando arrivano in casa a rubare, apriamogli la porta, diamogli poi un premio. Come si fa in altri paesi? In Germania e in Norvegia, dove ci sono molti più immigrati che da noi, il tasso di recidiva è meno del 50%, in Norvegia del 20%, eppure anche lì è pieno di immigrati. Ascolta, io ripeto, io ho e ci sono le pene alternative al carcere, soprattutto l'avvocato. L'avvocato. Mi è capitato di difendere delle persone, degli italiani che mi hanno detto: io preferisco farmi un anno in carcere qua in Italia che fare una settimana in certe carceri in Romania. Allora, Davide Ottini, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Pavia, ci scrive: io so di cosa stiamo parlando. Quota 100 non mi eviterà di lavorare fino a 67 anni, 6 mesi, sto pagando la benzina mai così cara e mi hanno anche aumentato le tasse, altro che flat tax. E adesso se non trovano qualche decina di miliardi pare mi aumenteranno pure l'IVA. E forse non solo quella, ma sono felice perché se stanotte mi entra un ladro in casa posso sparargli, finalmente, ovviamente sarcastico. Poi c'è qualcuno che dice, insomma, sto seguendo avvocato Trivi in diretta, ha perfettamente ragione. Calati.
Ma allora sul capogruppo consigliere del PD, cioè, allora intanto mi viene sempre da sorridere perché è chiaro, questo governo è in carica da un anno poco più ed è il male del mondo, quando comunque in tutti quelli governi prima, comunque soprattutto il governo prima, cioè non è che ce abbia lasciato una situazione idilliaca, altrimenti uno non sarebbe stato il governo prima e due comunque non saremmo in questa situazione. Ma questo è tipico, diciamo, di chi poi lo vedo anche nei comuni, insomma, no? È sempre colpa, hanno tutte le soluzioni dopo, prima sostanzialmente quando governano non hanno uno straccio di idea, quando non governano più arrivano tutte le soluzioni del mondo, devi fare così, devi fare cos'ha. Quindi io credo che in realtà la situazione appunto venga a monte, per cui è chiaro che c'è un momento di difficoltà e questo è indubbio ed evidente, ma la difficoltà non si risolve sostanzialmente così, pensando a che uno debba avere la bacchetta magica, si risolve con politiche lungimiranti, si risolve soprattutto rimettendo l'impresa al centro, e che è una cosa che sostanzialmente credo che tutti abbiano voglia e intenzione di fare, perché l'impresa però al centro questo governo non ha fatto, perché ha tagliato gli incentivi al piano industriale, il piano industria 4.0 che noi abbiamo fatto. Allora, il piano industria 4.0 io l'ho seguito benissimo dal punto di vista impresa, era un piano per le grandi imprese, tutto il tessuto delle PMI italiane sull'industria 4.0 era assolutamente e per filiere, non era assolutamente accessibile alla maggior parte del tessuto delle imprese italiane, era costruito per imprese di grandi dimensioni, l'ho seguito personalmente anche nella mia precedente carriera. Il piano industriale, perché siccome i precedenti governi di centrodestra non avevano fatto una politica industriale, noi con i nostri governi abbiamo iniziato comunque a fare una politica industriale. Ma svendendo tutti i più grandi brand italiani mi sembra una politica industriale un po' politiche un po' strano come concetto, sinceramente. Così elettoralistiche, no, per erogare delle mance e prendere il consenso del momento. No, scusate, che le mance le ha messe Renzi con gli 80 euro. Cioè il re delle mance era Renzi con gli 80 euro, perché più mancia di quella, sinceramente. Proprio qua stanno dicendo cose. Anche mio amico Davide Ottini, certo, per fare le mance, a me è simpatico, però voglio spiegare 80 euro di Renzi era una mancia nel modo più assoluto. Allora ritornerei a bomba su legittima difesa, magari su questo aspetto lo approfondiremo nell'ultima parte. Il governo sull'economia è proprio devoluccio, quindi loro vogliono sempre parlare di un'altra cosa. Il tema è legittima difesa, poi se vogliamo parlare d'altro parliamo d'altro, ma non è legittimo il tema, è legittima difesa. È comodo per voi parlare d'altro, perché posso rispondere al nostro amico Davide Ottini, sul lavoro, poi parliamo del lavoro, sviluppo economico, sull'economia. Adesso stiamo parlando del proprio devoluzione. Bene, adesso invece voi siete fortissimi sulla legittima difesa. Muovere la paura, questa è la verità. Posso rispondere a Ottini che ci sta seguendo da casa? Amico Davide, me è simpatico, siamo amici. E lo salutiamo. Lo salutiamo assolutamente. E però voglio rispondere, non è vero, a parte il discorso sulla flat tax, del 400 e compagnia, non è vero che se entra in casa uno io posso sparargli, Davide, è così, perché mi è entrato in casa, perché la norma approvata è chiarissima. Allora, tu puoi difenderti e c'è sempre la proporzione tra l'offesa e difesa, quando uno entra in casa è attento alla tua incolumità. E voglio vedere qui, per carità, se uno è contento, dice arriva in casa uno e è attento all'incolumità mia o di quella dei miei familiari, devo star fermo e subire. Oppure quando è la legittima difesa è idonea a difendere i beni propri altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Quindi non è che uno mi entra in casa e allora se mi attacca, mi aggredisce personalmente, io mi posso difendere. Se invece la violenza mi è usata nei confronti dei beni, se se ne va, se desiste e non c'è il pericolo di aggressione, e questi sono gli elementi che deve valutare il giudice, quindi non c'è nessun far west, tornando a quel che dicevamo prima. Quindi caro Davide, puoi... Io non sparerò a nessuno e non sparerai mai a nessuno, non ho neanche la pistola, non ho armi, posso tirargli dietro la bajur che ho sul comodino. Però non è che se entra in casa uno, come dice l'amico Davide, tu puoi sparargli e nessuno ti dice niente. Non è così, ci devono essere determinate condizioni. L'unica cosa che si presume sempre è la proporzionalità tra offesa e difesa, ma a queste condizioni è in casa. Chiara, quindi insomma, come dice Trivi, non è che uno entra in casa. Ma non è che, non è che abbiamo, cioè, abbiamo la norma che lo dice. Allora, la è la norma che lo dice. Secondo Trivi ci sarà sempre un giudice che dovrà decidere. Per fortuna ci sarà sempre un giudice, perché non hanno
per fortuna di tutti, noi abbiamo anche delle vittime. Abbiamo anche un sistema, grazie alla nostra Costituzione, c'è ancora un sistema istituzionale, anche grazie al Presidente della Repubblica, perché loro insomma farebbero di tutto, smantellerebbero tutte le garanzie democratiche. Vogliamo parlare della Costituzione di Renzi? Per fortuna, sai che Renzi, ricordi che Renzi voleva riformare la Costituzione, è andato a casa, pensate scomparso, al fatto che avete abbandonato ogni riforma, come dire, non c'è un'idea di riforma del sistema istituzionale, non c'è un'idea, anche avete un po' abbandonato la questione dell'autonomia, mi sembra, secondo me, una volta che hai detto che grazie a Dio c'è un giudice, sulla norma ho già risposto della magistratura, cioè interpreterà l'Associazione Nazionale Magistrati, ha già detto che quella norma è molto pericolosa perché come dire introduce degli automatismi rispetto alla sussistenza della legittima difesa. Ma è un'opinione, Tommaso Vaccina ci scrive con una frase, però ci riassume un aspetto secondo me importante. E dice: pago le tasse, vorrei essere protetto e difeso dalle forze dell'ordine. Questo è il punto. Quindi è la responsabilità che dobbiamo assumerci, dare i servizi ai cittadini, dobbiamo avere la capacità di farlo. Lo sai anche tu, sei stato un parlamentare, lo sai benissimo anche tu, avete dato più risorse, sei stato in maggioranza, avete dato più risorse alle forze. Abbiamo anche dato, gradualmente. Allora Tommaso, quello che noi non abbiamo fatto è stato, perché piace a tutti, no? Piacerebbe a tutti fare appunto delle mosse elettoralistiche per raccogliere grandi quantità di voti, ma noi abbiamo fatto diverse politiche sociali, anche degli errori. Li avete pagati, tant'è che io al congresso mi sono schierata in un certo modo, quindi storicamente tra l'altro, quindi anche degli errori. Ma le politiche si fanno tutte, non puoi concentrare le risorse solo su due misure, questo è il punto. Voleva aggiungere, e poi sindaco? Fare solo slogan sulla sicurezza, perché tu devi fare anche degli investimenti sulla sicurezza, non puoi andare solo per slogan e a costo zero fare delle norme. Allora, questo non è uno slogan sulla sicurezza, no, volevo aggiungere quanto si diceva prima, che le forze dell'ordine sono sacrosante e a maggior ragione, cioè più risorse ci sono per le forze dell'ordine e meglio è, ma questo non è in contrapposizione, cioè io non vedo questa legge delegittimare le forze dell'ordine in nessun modo, vedo soltanto un aiuto e una veramente legittimità di azione rispetto ai cittadini, che adesso parliamoci chiaro, nessun cittadino si sognerebbe mai di sparare così a caso appunto al primo che gli capita di fronte, perché poi c'è chi, abbiamo visto anche casi insomma magari drammatici di furti sui benzinai, furti sui tabaccai, chi si è trovato poi nell'ottica di agire in un certo modo, non sono certo azioni che uno fa perché adesso appunto diventa lo sceriffo, prende e spara chiunque, non è nella mentalità dei nostri cittadini, grazie a Dio, quindi sostanzialmente è uno strumento in più, quindi nessun far west, sono d'accordissimo, è uno strumento in più, però per essere consapevoli che se uno entra con male intenzione in casa nostra, viene ad aggredirci sul nostro posto di lavoro, nei negozi, noi abbiamo tantissimi negozianti purtroppo che negli anni ci hanno denunciato furti in pausa pranzo, furti quando anche loro stavano chiudendo cassa, allora in quel momento quando tutto così veloce, avere uno strumento che ti permette di agire subito, io credo che sia veramente una tutela in più, perché ora che aspetti giustamente le forze dell'ordine che hanno, che magari sono distanti, che hanno le difficoltà che dicevamo prima, il ladro agisce indisturbato, ti porta via la cassa e forse ti fa anche male, ecco, magari questo è più possibile evitarlo, meglio è. Maura Cognini ci scrive, rivolta all'avvocato Trivi, avvocato Trivi, mi scusi, ma se si presume la proporzionalità, dov'è lo spazio interpretativo del giudice? L'abbiamo detto prima, lo dice la norma, ma lo dice la norma. Allora, deve valutare se vi è stata desistenza, se vi è stato pericolo di aggressione, e qui stiamo parlando dell'articolo 52. A maggior ragione nell'eccesso colposo di legittima difesa, anche qua è stato modificato, sono stati introdotti nei casi di cui i commi secondo e terzo, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui l'articolo 61, quindi l'articolo 61 l'avrà approfittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona.
zona, anche riferimento sono stati messi, cioè, i paletti. Allora, ci sono dei paletti, ma sono d'accordo con lei, ma meno male che c'è il giudice. Certo, beh, cioè, ci sono dei paletti. Non è un cioè, quello che voglio che sia chiaro io ai nostri telespettatori e a noi qua, ed è questa è la mia opinione, non è stato introdotto un Far West. Non siamo nel Far West. Siamo di fronte a una legge, come diceva il sindaco, siamo di fronte a una legge che dà ai cittadini la garanzia di... se vengo aggredito in casa mia di notte, se mi difendo, si presume sempre la proporzione tra l'offesa e la difesa. Se è la possibilità, non devo avere il timore di dire porca miseria, entra in casa uno che mi imbavaglia la moglie, mi imbavaglia i figli, lega le mani ai figli, se io mi difendo poi devo subire anche un processo e forse può darsi anche che debba risarcire il danno a chi è venuto in casa mia perché magari gli ho dato una legnata in testa. Perché qui continuiamo attenzione direttore, perché qui continuiamo a parlare di armi, di sparatorie, però voglio dire, posso anche difendermi dando tre bastonate, voglio esatto. dire, non è che dobbiamo sempre per forza, ad oggi mi pare no, persona, perché risarcimenti, chi è assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa non è obbligato a rimborsare il danno causato dal fatto. Allora, abbiamo notizie recenti anche, no? di ladri che sono entrati in casa, sono stati il proprietario si è difeso e poi ha dovuto anche risarcire il danno, perché magari non è che devi per forza, qui andiamo a partiamo dal, noi partiamo, noi, noi, presupponiamo, noi partiamo sempre, noi partiamo anche sempre dal fatto che uno spara, ma non è così. Uno può dirlo anche se è un po' antipatico dirlo, è che è stata inventata un'emergenza che non c'era. È stato inventato che prima i cittadini erano in balia della delinquenza. Cosa che non era vera. Ma scusa, posso fare una domanda? Solo una domanda, con calma. Perché si dice che è stata inventata? È stata inventata perché i reati... Fammi finire la domanda, se non ho fatto la domanda non puoi rispondere. Posso farti la domanda? Parla. Allora, tu sai chi per primo ha preso in mano la questione della legittima difesa e in che anni sono state prese in considerazione le prime proposte di riforma della legittima difesa e da quale partito? Quindi poi dimmi da chi è stata inventata la questione non sulla sicurezza. Non credo da più Europa, per esempio. Poi comunque... Non c'eravate. Guarda caso, che strano. Quello che è il dato, io riprendo quando quello che è. Allora, quando ci sarete, certo, l'ho detto cosa faremo. Mi faccia dire, è stata inventata un'emergenza che non c'era, ma perché con la ripresa, da tutti coloro, anche dai media, non solo dalla Lega, ma da anche quali dai partiti? Non dalla Lega sicuramente da anni. Ma se e in generale da riforma, molti personaggi mediatici. Anche il PD, perché i dati dicono che eravamo dei negozi. C'era, a proposito Castelli, i reati nei Castelli, negozi, grazie anche alla ripresa economica. No, no, non è che posso dire, sono quelli, non è che si può essere. Ma non si discute la gente. Non posso permettere che i dati, perché quello che diceva lui prima, quando persone non denunciano più. Non è che non è vero, non è che non denuncia più da un anno all'altro, si denuncia. No, negli anni 80, negli anni 90 c'era molta più delinquenza di adesso. C'era molta poi c'è stato un picco a causa della recessione e poi è diminuito di nuovo. Adesso con la nuova recessione ci sarà un nuovo picco di delinquenza. Fai finire un attimo Balduzzi, poi replichi. C'è stata una diminuzione graduale, poi c'è stato un nuovo picco con la recessione 2011-2012 e poi c'è stato un calo. Infatti abbiamo visto diminuzione del 13% in provincia di Pavia, per esempio, dei furti nei negozi. Adesso chiaramente con la nuova recessione potrebbe esserci anche un peggioramento, io spero di no, ma potrebbe esserci. Di fatto avremo meno lavoratori e più delinquenti grazie alla Lega, cioè... Allora io volevo raccontarvi, farvi leggere questo messaggio di telespettatore che ci racconta una sua storia personale. Alle 2:32 telefonate ai carabinieri di Vigevano, sono riuscito a far fuggire i ladri che erano in quattro. Alle 5:15 stavamo ancora aspettando il loro arrivo. Per l'incazzatura insieme al maresciallo di Galasco ci siamo recati a Vigevano e là ci è stato detto che purtroppo le uniche due pattuglie erano impegnate per sedare una rissa a Palestro. Essere difesi dalle forze dell'ordine è impossibile, non hanno ancora la possibilità di avere il teletrasporto. È un po' quanto stavamo dicendo, esatto. Massimiliano Balzi l'ha raccontato in modo molto colorito, per dire, però le forze dell'ordine, nonostante fanno un ottimo lavoro, certo. E voglio ringraziare, non possono essere da tutte le parti. Secondo me qua il problema è che questa norma, poi ovviamente ne discuteranno di più i giuristi, autorevoli, eccetera, anticipa la difesa. Cioè, secondo me, questo è il problema, è che produce un automatismo. Cioè, voglio dire, la legalità, cioè io vorrei anche capire, visto che stiamo parlando di sicurezza, stiamo parlando quindi di lotta alla criminalità anche organizzata, non ho capito cosa sta facendo questo governo contro le mafie.
volevano abolire la legge sul caporalato. Stanno restando uno in 15 giorni. Volevano abolire la legge sul caporalato. Anche se si travesti da poliziotto. Però, ragazzi, io vi capisco, vi comprendo. Io vi comprendo. Cioè, il DDL è sicurezza. Il DDL è sicurezza delle... Tutta la nostra mia professione, so che non vi interessa, ma ve la do. Ma no, scusate, ma il DDL è sicurezza invece contro la mafia? No, ragazzi, si parla delle misure ristrette. Lì sotto la mafia ci sono delle misure molto... Vado in pausa pubblicitaria. Ho la regia che mi tira la giacca per andare in pausa pubblicitaria. Ritorniamo, cambiamo capitolo, chiudiamo il capitolo sulla legittima difesa. Trivi, lo so, così, così poi non posso più parlare. Sta a cuore da... Io non posso più parlare. E parliamo ovviamente un po' di conti pubblici, parliamo un po' di questo Istat che ha fatto nuovamente le pulci al governo e allo stesso tempo le ha fatte anche l'Europa al governo italiano, ma diciamo Di Maio e Salvini dicono state tranquilli, è tutto sotto controllo, ma lo facciamo dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci per questa ultima parte del nostro talk show del giovedì sera. Come ho detto prima di andare in pausa, voltiamo completamente pagina. Parliamo di economia, parliamo di conti. L'Istat ha detto che le cose non stanno andando come dovrebbero, nonostante il governo rassicura. Bruxelles ricontinua a fare i conti in tasca all'Italia, ma insomma Lega e 5 Stelle dicono va tutto bene, state tranquilli cari cittadini, guardiamo avanti e sicuramente ci saranno, diciamo, dei risultati. Parto da lei, Trivi. Prima diceva che lei non è in grado neanche di fare i conti a casa sua, giusto? Quindi questo pensavo di essere... Non è uno sgambetto, pensavo, di essere in televisione, di essere in televisione, invece qui sembra scherzo da prete, come si dice. Credo che sia, oggi lei rappresenta una forza al governo che dice va tutto bene. Pensavo fosse il direttore, lei invece è il priore. Padre priore, scherzo da prete. No, va tutto bene. No, io ho visto il documento, quello che è stato approvato qualche giorno fa e ho visto i commenti, gli indici di crescita, le previsioni di crescita che sono state date dal governo. È chiaro che la situazione è allarmante, voglio dire, non è una situazione rosea, però ecco, come dicevamo prima, non credo che si sia arrivati qui. La Lega e il Movimento 5 Stelle governano dall'estate scorsa, no? Voglio dire, se siamo arrivati a questa situazione, non credo sicuramente che sia per il fatto che Lega e 5 Stelle hanno provato la legittima difesa di cui parlavamo prima. Peraltro mi pare che questo trend, no, di questo rapporto, questo deficit, questa crisi non sia una cosa, cioè è una cosa che va avanti negli anni, no? Questo rapporto deficit tra il PIL e debito pubblico, cioè cresce da qualche anno, non è che è cresciuto adesso, anzi io, che è l'unica cosa che avevo notato leggendo i giornali specializzati della parte economica del Corriere della Sera o anche di altri quotidiani, è che avevo notato questa cosa, che in percentuale è cresciuto di più anche in anni precedenti rispetto a quelli in cui adesso stanno governando Lega e Forza Italia. E quindi voglio dire, i fattori che hanno determinato questo processo non sono contingenti e legati a questo momento. Certo. Scuvera, insomma, lui secondo ha detto è una situazione, cioè, che dire, va avanti non da è una cosa da di quest'anno. Tempo. Non è una cosa di questi ultimi mesi. Dice il governo è in carica da un annetto scarso neanche, quindi non si poteva fare di più. Anzi, no, è già stato fatto abbastanza, quello che ho capito. Assolutamente. Io credo che questo governo stia facendo una politica economica e una politica di sviluppo economico, una non politica di sviluppo economico, perché non la stanno facendo, perché appunto per il sistema produttivo non si sta facendo niente, veramente disastrosa. Cioè, noi ci troviamo oggi con una crescita allo 0,1, nella precedente previsione era 1. Quindi qui secondo me la questione non è tanto il rapporto deficit-PIL, ma è quello che tu fai per la crescita, perché noi abbiamo una crescita negativa, tra virgolette, un indice di crescita negativo, tra virgolette, perché questo governo non fa gli investimenti. Cioè, questi cosa fanno? Concentrano le risorse su quota 100 e reddito di cittadinanza, e io ripeto e sottolineo, per me le politiche sociali sono sacrosante.
Penso che si dovrebbero fare più politiche sociali, per esempio mettere la mensa scolastica nei livelli essenziali delle prestazioni. Le amministrazioni leghiste hanno escluso i minori dalle mense scolastiche, noi facciamo delle cose diverse, ma manca una norma quadro. Bisogna continuare con le politiche attive. Quelli che i cui genitori non pagano in alcuni comuni. I minorenni, i bambini. I cui genitori. Anziché perseguire la morosità del genitore, ci sono stati comuni come quelli di Vigevano, che è a voi molto caro, molto vicino, che hanno escluso il bambino dalla mensa scolastica. Quindi insomma, cara, la scuola è stata chiara, ci sono altre le esigenze sociali. Quindi, spendere dipende. La mensa dipende perché anche noi abbiamo un sistema di controllo, perché in realtà non è vero, cioè la morosità va verificata. Anche noi abbiamo un sistema di controllo. Io questo tema non andiamo su questo tema perché è completamente altro. Prima firmataria di una proposta di legge nella scorsa legislatura per introdurre la mensa scolastica nei livelli essenziali delle prestazioni, quindi l'ho seguito molto, per cui non andiamo su questo tema. Discorso è diverso, non si fanno investimenti pubblici, non si fanno politiche per le imprese, non si fanno politiche per la crescita e quindi è chiaro che il nostro paese è in una situazione diversa, per esempio, da altri paesi europei. Ma è quindi una situazione diversa perché per colpa anche di questa Europa, ragazzi. È vero che è inutile che dite così. Questa Europa è un'Europa che tutti vogliamo cambiare. Adesso è colpa dell'Europa. No, è chiaro, voi avete continuato per anni a dire ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Con il refrain ce lo chiede l'Europa, non andiamo da nessuna noi parte. Noi al governo gli investimenti li abbiamo fatti nel piano industriale, abbiamo fatto anche degli investimenti nel sociale. Quindi abbiamo fatto degli investimenti, per cui ho detto non mi scandalizzano delle politiche economiche che vanno oltre il dogma dell'austerità. Quindi non è questo il punto, ma naturalmente se tu fai delle politiche espansive, le politiche le devi fare, non come cioè una concentrazione di risorse per consenso elettorale. Poi volevo sentire Balducci su questo tema, Sindaco. No, io quello che dicevo prima, cioè sicuramente l'impresa deve tornare al centro di quello che è l'obiettivo di crescita del paese, e vuol dire l'impresa appunto che non va comunque incentivata con le prebende, i bonus, ma la politica di impresa è quella che serve a questo paese, ma che non è certo... non c'è dai governi precedenti. Cioè io sinceramente una politica che sia sensata a favore delle imprese e lungimirante non la vedo. Una flat tax invece è molto interessante, l'aspetto della flat tax. La flat tax va studiata, per esempio potrebbe essere un aspetto progressivo, insomma diciamo che comunque è uno di quegli strumenti che potrebbe portare sostanzialmente a liberare le energie, perché finché gli imprenditori sono assolutamente vessati da tasse e burocrazia non potranno assolutamente dare sviluppo alle proprie imprese. Un aumento dell'IVA in questo momento è comunque una cosa assolutamente drammatica, perché siamo già così vessati che davvero io non posso pensare a un imprenditore di fronte a un ulteriore aumento dell'IVA mi dice chiudo e vado all'estero. E io cosa gli dico? Sicuramente che fa bene, cioè quando gli imprenditori grazie a Dio insomma non c'è una fuga imprenditoriale, ma ci sono chiusure di tante aziende, certo. Purtroppo viviamo una situazione drammatica da questo punto di vista, certo. Delocalizzano, ma come fai a non delocalizzare una situazione del genere? Ma l'Europa così com'è non aiuta e non supporta. Io credo che queste elezioni europee debba uscire un'Europa diversa, un'Europa che veramente faccia una politica comunitaria e non che stia a due velocità, perché un'Europa come questa a due velocità non serve a nessuno, se non a quelli che stanno chiaramente messi bene. Non è certo colpa dell'Europa se il governo ha deciso di buttare 15 miliardi nella quota 100 di cui non c'era bisogno, solo perché pensava di avere chiaramente il voto di un segmento enorme della popolazione, invece di spenderlo per esempio verso i giovani, anche meno giovani, perché oramai il problema dell'occupazione è fino ai 45-50 anni. Si sarebbe potuto con gli stessi soldi fare una decontribuzione come quella che era stata fatta, bella massiccia, e che aveva prodotto un grande aumento dei posti a tempo indeterminato nel 2015-2016. Quindi non è colpa di Juncker, della Merkel, se ad esempio adesso l'Italia crescerà dello 0,2 e aumenterà il divario
pari con l'Unione Europea, perché una cosa voglio sottolineare, sempre per il discorso prima della comunicazione e della propaganda che viene fatta dal governo, no? Non è vero che in questa situazione è tutta l'Europa che è colpa del rallentamento mondiale, che intanto anche la Germania un po' cade, cala, mezzo mal comune, mezzo gaudio. L'Italia nel 2017 cresceva del 1,7, l'Europa del 2,4, c'era una differenza, ma si stava chiudendo. È peggiorata, adesso noi cresceremo dello 0,2, l'Unione Europea crescerà dell'1,5, non solo è peggiorata questa, sono peggiorate le stime, perché fino a un anno fa doveva essere noi 1,2 e l'Europa 1,9, quindi c'è proprio un gap che si sta allargando. La Spagna, che ha avuto una crisi come la nostra, anzi peggiore, perché lì sì che c'è stata austerità con i tagli degli stipendi pubblici, la Spagna doveva crescere del 2,1, ora secondo le ultime stime quanto crescerà? Del 2,1. Non è vero che in tutta Europa, anzi soprattutto i paesi che hanno avuto una crisi peggiore della nostra. Lei dice che non c'è una programmazione. Persino la Grecia, cioè il Portogallo che ha avuto la crisi crescerà molto più di noi. Quindi il motivo è perché non c'è una programmazione? Non è programmazione, è perché sono politiche sbagliate. Ok. Cioè, le politiche sbagliate, non è Juncker che ce le impone. Cioè, magari allora, ci fosse se personalmente il reddito di cittadinanza, io personalmente non lo condivido assolutamente, perché uno preferisce lavorare che essere lasciato a casa per avere reddito di cittadinanza, cioè noi dobbiamo incentivare il lavoro. Ma non è che le misure di prima, cioè quando Renzi aveva per esempio introdotto tutte le misure a favore dell'occupazione femminile, ma per 3 anni, cioè dopo 3 anni quanti sono stati lasciati a casa una volta? Questa non è la misura di questo governo, è stato un errore fare queste misure non strutturali, dovrebbero essere strutturali, costerebbero, ma si potrebbero fare. No, vi faccio dire, si potrebbero fare queste misure, è vero, la decontribuzione è stata fatta, poi è stata fermata, è stato un errore, andava continuato, adesso andrebbe fatto al posto di ciò che viene fatto attualmente, al posto di quota 100, al posto del reddito di cittadinanza. Non solo, un altro danno è stato il decreto dignità, lo vediamo con il fatto che il tasso di aumento dell'occupazione sta rallentando tantissimo. Negli ultimi dati dei primi mesi di quest'anno c'è un calo dell'occupazione e questo è gravissimo, perché a un certo punto cominceranno a calare i consumi. Per adesso il calo del PIL che c'è stato nell'ultima parte del 2018, e questo mi ricollego a prima dicendo che è colpa di questo governo, non è vero, quello precedente, è stato un calo che è stato dovuto a un calo degli investimenti. Per questo dico, gli investimenti di chi? Delle imprese. Le imprese hanno visto la mala parte, l'aumento delle spread, il prossimo aumento dei tassi dei mutui, hanno visto che venivano annullate alcune misure come appunto superammortamento o comunque dimezzato, e hanno bloccato gli investimenti. Non sono diminuiti i consumi, perché chiaramente i consumi non è che vengono diminuiti così dall'oggi al domani, ma succederà adesso. Succederà, tanto più che l'occupazione sta andando male. Da tempo. Mi aveva colpito quello che diceva prima, che era scuola, ma questi investimenti che andavano fatti per trattenere le imprese, per trattenere, far aumentare il numero dei lavoratori, che avreste fatto voi, cioè quali sono stati, perché le imprese l'hanno abbandonato, come diceva prima il sindaco, al di là di Magenta, dei piccoli centri dove magari non si nota un po' meno, ma queste grandi aziende che se ne sono andate, quali sono stati invece gli investimenti che voi avreste fatto e che hanno causato invece un fenomeno diverso rispetto a quello che tu adesso mi stai dicendo? Perché per esempio se io fossi un imprenditore, come diceva prima il sindaco, non starei in un'azione dove, e non è colpa sicuramente di chi governa dal mese di luglio o dell'anno scorso, non sai, in un paese dove per poter fare per aprire per esempio un'attività ho una certa burocrazia, devo affrontare una burocrazia asfissiante che mi consente, che mi fa fare determinate pratiche, poi quando ho finito mi dice no, adesso è cambiata la legge, quindi devi tornare indietro. Non starai in un paese dove magari c'è una giustizia, dove se devo recuperare un credito passano anni prima che io possa ottenere un decreto ingiuntivo, e se il mio debitore mi fa l'opposizione io vado avanti a una causa che dura 10 anni con i tribunali ingolfati. Quindi queste cose non penso che possano essere attribuite la responsabilità di questa situazione che oggi abbiamo, e nessuno è innegabile, sono i dati. Balduzzi ci tiene tanto. Mi fai finire. Ho capito, ma quel che voglio dire io è che questa situazione, quel che dicevo prima quando il direttore mi ha dato la parola per primo, cioè sto pensando a queste cose qui, cioè voglio dire, io me ne vado perché in Italia c'è questa situazione qui che non ho creato io da luglio. Allora, ecco, naturalmente su questo molti
telespettatori lo dicono sul discorso. Ah, io non ho letto niente. Non l'ho letto. Ma Balduzzi e Scuvera hanno un'idea del paese reale o vivono in un mondo virtuale? Parlano di problemi economici senza ricordare che chi ha governato per anni sino a pochi anni, pochi mesi fa. Ho parlato di provvedimenti sbagliati fatti gli ultimi mesi. Con una politica degli investimenti. Lo abbiamo detto. Se aveste fatto tutto giusto. Ti dico anche gli errori, quindi tutto giusto no. Ma che si fosse iniziata una politica di investimento pubblico appunto per il piano industriale, per l'occupazione e di stimolo agli investimenti privati, che poi è stata bloccata, perché dobbiamo anche dirci con grande sincerità che uno dei grandi mali del nostro paese è che quello che fa la forza politica precedente va smantellato, che ha governato in precedenza, e quindi si riparte da zero. Quindi bisognerebbe dare anche continuità a delle misure che si ritengono giuste, perché per esempio il piano industriale lo abbiamo anche fatto e deciso tutti insieme. Tutte le forze politiche. Si dovrebbe fare un piano per mettere in sicurezza il paese, quindi un grande investimento che naturalmente riguardi e che vada a sostenere il settore dell'edilizia. C'è il tema delle infrastrutture. Noi abbiamo visto tutta la vicenda del Ponte della Becca. Noi abbiamo iniziato con il Ponte della Becca un determinato percorso e naturalmente questo, il nuovo ponte doveva andare anche in capo ad ANAS, c'era tutto un percorso. Posso sul Ponte della Becca attendiamo e continuiamo ad attendere, ci crediamo. Abbiamo fatto anche delle cose insieme, certo, lì insieme al ministro Centinaio quando era il capogruppo dei senatori e tutti gli anni cercava di trovare i fondi. Ma tutti insieme lo facevamo. Tutti insieme non sono mai stati trovati. Finché il ministro Centinaio era il capogruppo dei senatori, quei soldi non sono mai stati trovati. Oggi che governa la Lega, oggi che governa la Lega, i soldi sono stati trovati. Non è finanziato, e l'ha detto voi, non l'avete neanche mai messo in previsione. Non è vero. Ma è finanziato, e 5 Stelle stanno cercando di bloccarlo. Non è vero, perché ci sono gli atti, è stato programmato, c'è il cronoprogramma, e naturalmente lì c'è anche una competenza di Regione Lombardia, quindi voi manco lo prendevate in considerazione. Questi sono gli investimenti, ma non è vero, c'è un mio ordine del giorno accolto e tutto un processo che è stato avviato e che verrà a vantaggio di questo governo. Quindi io penso che questi investimenti si debbano, un investimento per un'Italia green, cioè avere il coraggio di fare delle scelte per il futuro. Io credo non però di che concentrare hai citato un termine che è assolutamente fondamentale, ma gli investimenti privati, cioè noi dobbiamo assolutamente stimolare, cominciare a investimenti privati, perché un paese cresce soltanto se ci stimola l'investimento privato. L'investimento pubblico deve abbassarsi rispetto all'investimento dei paesi europei. I paesi europei che hanno un'economia migliore sono quelli dove hanno gli investimenti privati, però sono alti, cioè sono assolutamente più alti. Il governo non ha fatto assolutamente niente. Volevo aggiungere visto che parlavamo delle aziende che delocalizzano, no? E che se ne vanno all'estero per colpa dell'Europa, eccetera. Ci sono paesi che hanno una tassazione molto più alta della nostra, hanno soprattutto degli stipendi e del costo del lavoro molto più alto della nostra, eppure da lì le aziende non delocalizzano, meglio delocalizzano, ma poi ne arrivano altre, no? La Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia, non sono certo posti dove diciamo il costo del lavoro è basso. Perché? Perché si tratta di aziende ad alto valore aggiunto, si tratta di grandi aziende. Non puoi dire che l'Italia non abbia alto valore aggiunto, perché no, noi ce l'ha. E no, ma questo è il problema dell'Italia. Favore, allora cioè noi abbiamo dei produttori di grandissima eccellenza. Non è vero, il problema dell'Italia è che ha una produttività stagnante. Questo è il problema di cui nessuno vuole parlare, l'elefante nella stanza. Allora, qui, la produttività dell'Italia è stagnante. Noi abbiamo una produttività, ma non puoi dire che l'Italia non abbia un manifatturiero di eccellenza, perché noi siamo produttori eccellenti a livello mondiale per gli abitanti che ha. E qui sostanzialmente entro in quello, ripeto, che era il mio lavoro precedente, noi eravamo le aziende leader mondiali in esportazione, quindi l'Italia è leader esportazione. Non accetto che si denigrino gli imprenditori italiani, che sono al massimo per creatività, per competenza. Questa è una favola che ci raccontiamo perché ci fa bene, però non è vero, l'Italia ha una produttività stagnante.
non è che perché c'è scritto Europa devi denigrare gli imprenditori italiani. Ma non devo denigrare assolutamente. Non è solo colpa loro. Perché il governo non mette, ad esempio, stavamo parlando di ricerca e sviluppo, il governo, anche molti precedenti, ma in particolare questo, non ha nessun interesse nell'aumentare la spesa in ricerca e sviluppo e nell'aumentare la spesa in cosa? Nell'istruzione, ma magari non solamente nell'istruzione degli studenti dell'università, ma anche per esempio nella formazione all'interno delle imprese. Non ha fatto, non sta facendo nulla per, ad esempio, per favorire l'ingrandimento delle aziende, la fusione delle aziende. Un esempio, la flat tax uguale a 65.000 euro, un po' una trappola di povertà, per cui i padroncini sono incentivati a rimanere al di sotto una certa soglia. Anche un sacco di altre regole, regolette, vincoli che sono messi nelle imprese sono un incentivo a rimanere piccoli, sotto i 15, sotto i 20, sotto i 50, perché sopra i 50 c'è quell'altra regola, eccetera. E questo, un'azienda che ha 10 dipendenti, non per colpa sua, può essere un genio l'imprenditore, ma non può avere la stessa ricerca e sviluppo, non può avere la stessa produttività e non può competere nella globalizzazione che c'è e ci sarà sempre, rassegniamoci, non può competere come può una grande azienda multinazionale. Multinazionale non è una parolaccia, io vorrei che ci fossero un sacco di multinazionali italiane che vanno all'estero. Tutte le imprese italiane è fatto di piccole e medie imprese, deve cambiare, deve cambiare. No, bisogna avviare un processo per cui cambi, bisogna cominciare a dircelo senza raccontarci favolette. Deve cominciare, dobbiamo cominciare. L'Italia è un paese di multinazionali, deve diventarlo, deve diventarlo, deve diventarlo, pian piano deve diventarlo, ma non cacciando via i piccoli imprenditori, facendo in modo che crescano. Perché in Italia quando nasce un'azienda di 10 dipendenti rimane di 10? Ma non è vero, che anche le multinazionali crescono, sono nate piccole. Nel mio stesso territorio la maggior parte delle aziende hanno assunto più le aziende che crescono in Italia sono molto meno di quelle che crescono in altri paesi. In altri paesi cosa voleva aggiungere? C'è una crescita che altrove non c'è. Secondo me, appunto, io sono d'accordo che in Italia noi abbiamo eccellenze importanti, abbiamo un export importante, dobbiamo come dire, valorizzare il nostro tessuto produttivo utilizzando di più anche alcuni strumenti. Le reti d'impresa, lo scambio tra appunto, ricerca e impresa. Quindi la possibilità, adesso ci sono anche degli esempi anche sul nostro territorio molto importanti e interessanti di scambio tra la ricerca scientifica e l'impresa, e quindi l'impresa che può chiedere all'università, Confindustria ha presentato un progetto SAPI molto interessante. Ma è diversa la rete d'impresa dalle multinazionali, però è tutto un altro concetto. Io, piccola impresa, chiedo all'università di fare la ricerca. Io credo che quella possa essere una via italiana, e senza demonizzare ovviamente la grande impresa, assolutamente, ma una via italiana, e ci vuole una strategia, cioè questo è il punto, qual è la nostra strategia di sviluppo, dove vogliamo andare? Trivi dice che non esiste una strategia, non esiste una programmazione. Ma io sono d'accordo col sindaco, cioè non possiamo modificare, pensare di modificare in 448 quello che è la spina dorsale della nostra economia, le piccole e medie imprese, così come sono d'accordo anche con Chiara Scuvera, sicuramente, cioè, bisogna investire sicuramente nella ricerca e nella formazione. La strategia è vero, cioè senza strategia non si va da nessuna parte, però questo quello di cui parlava prima, delle reti di imprese, abbiamo anche, c'è una mentalità particolare in Italia, non è facile far cambiare mentalità, sì, in poco tempo. Tu che lavori per dalla Camera di Commercio, l'esperienza della Camera di Commercio, fai queste reti di imprese, io ho fatto l'assessore al commercio a Pavia, le reti di imprese, la ricerca, mettere insieme tutte queste realtà non è così facile. Sono d'accordo sul fatto che la strategia sia necessaria, ma senza strategia non si va da nessuna parte, ma in tutti i settori, in tutti i campi. E poi è anche vero che non si può pretendere tutto subito, nel senso, questo esulando dalla politica nazionale, come quando arriva il nuovo sindaco e si pensa che il sindaco possa avere la bacchetta magica, quindi deve cambiare in un anno tutto quello che la legislatura precedente non ha fatto. No, cioè, non è me... così, cioè, ci vuole la strategia, ma ci vuole anche tempo, cioè, non possiamo pretendere cioè, nel nostro paese, perché tu devi raccogliere il consenso del momento. Per esempio, perché non si fanno degli investimenti seri come meriterebbe l'eccellenza della nostra ricerca sull'università? Cioè, perché questo tema ora è un tema anche
difficile, diciamo, non è un tema diffuso, non è un tema popolare, non è un tema sempre affrontato sulla comunicazione, anche nella politica, perché è un tema su cui probabilmente dovremmo impegnarci, come dire, alla centralità, no, al dire è centrale, ma è perché invece per il consenso del momento ecco, non si fanno degli investimenti importanti. Condivide, sulla Balduzzi. Università. Sì, sì, io condivido. Beh, però prima non è che ce ne siano stati, non era al centro di politiche precedenti questa, noi quindi ignoriamo, di più. Noi ignoriamo. Cioè, fosse stato basato quello, tutto su questo, però non sarei stato d'accordo. Noi ignoriamo il tema che è l'obiettivo finale. Poi sono assolutamente d'accordo. Gli investimenti che rendano più produttive le imprese. Non è che le imprese devono essere più produttive perché multinazionale è bello, ma multinazionale è bello per i dipendenti e per i lavoratori, perché noi abbiamo un'occupazione non solo molto bassa, la più bassa d'Europa, solo il 58% degli italiani in età, diciamo, adulta da 15-64 anni lavora, ma spesso è anche un'occupazione di bassa qualità, nel senso bassa qualità non perché loro siano poco istruiti, anche quello, abbiamo anche meno laureati di tutti gli altri, ma anche per le condizioni di lavoro. È ovvio che naturalmente se tu sei in una piccola impresa, poniamo, in cui ci sono pochissimi dipendenti, è più facile ad esempio poter andare in maternità, vengono messi degli ostacoli incredibili. Quindi l'occupazione di qualità che noi possiamo avere in un'impresa produttiva che possa pagare stipendi più alti è fondamentale. L'occupazione femminile in Italia è al 47%, siamo a livelli nordafricani, e questo viene così, va in cavalleria, cioè non sembra che non interessi a nessuno. Al sud è del 30%, ma anche al nord siamo a livelli veramente molto inferiore di quelli di altri paesi mediterranei, la Spagna, non sto parlando solamente delle grandi società nordiche. Ma e questo è direttamente collegato con la produttività, perché certo, aziende poco produttive, stipendi bassi, ti dico, meno laureati e più proprio più formazione specializzata. Io sul mio territorio ho delle scuole di altissima, ma come mai nei paesi più ricchi ci sono più laureati? Che strano, che ci siano, ma come solo mai? I licei come formazione scolastica, certo, e poi solo l'università. Ma guarda che dopo l'istituto tecnico si può anche fare l'università, e non sono in contraddizione. Istituto tecnico, ingegneria, istituto tecnico, informatica. Ma si entra subito nel mondo del lavoro. Ma come mai nei paesi più avanzati i laureati sono molto di più? Questo può come essere mai? Un tema. No, ma come mai? La formazione specializzata. E tra parentesi si fanno anche più cifre. Mi dispiace interrompervi. Non è necessario laddove comunque. Non è necessario. Andiamo a vedere cosa succede. Specializzate sulle professionalità, danno lavoratori immediatamente da inserire sul mercato. Stop, abbiamo l'Italia. Stop. Abbiamo sforato i tempi. Sicuramente dedicheremo una puntata anche alla formazione, che è un tema davvero importante per il futuro del nostro paese. Io ringrazio Balduzzi, segretario grazie provinciale di Più Europa, il sindaco di Magenta Chiara grazie Calati, a voi, grazie. Il segretario provinciale del Partito Democratico Chiara Scuvera, l'avvocato Pietro grazie, Trivi della grazie. Lega. Beh, io vi ringrazio di cuore, grazie. Chiudiamo qui questa puntata, vi auguro buonanotte, vi ricordo che la politica deve dare delle risposte, deve metterci la faccia, ma soprattutto deve dare la sua parola. Buonanotte.